sono musicisti che hanno il dono di rappresentare un'epoca ed essere contemporaneamente dei classici. Noel Gallagher è uno di quelli. Inglese di Manchester, nei primi anni 90 fonda gli Oasis assieme al fratello minore Liam. Da quel momento esplode la Oasis mania. Dopo 18 anni insieme, 7 dischi e quasi 70 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Noel decide di chiudere l'esperienza con gli Oasis. Noi l'abbiamo incontrato a Roma in occasione del tour del suo nuovo progetto solista, Noel Gallagher's High Flying Birds. Life is good, you know? La mia vita va bene. Cosa ho fatto ultimamente? Ho avuto un bambino, mi sono sposato, ho cambiato casa, ho fatto un nuovo disco, ho vinto qualche premio, ho conosciuto Balotelli, ho fatto un sacco di cose, va tutto bene. Ma non so perché ho scelto questo nome, High Flying Birds. Pensavo che Noel Gallagher da solo non fosse abbastanza glamour, l'ho solo allungato un po'. Ma non è poi così importante il nome. Sono sempre io. Magari la prossima volta lo cambio. Ho detto ai miei manager, non vi chiedo nemmeno se questo album uscirà, voglio farlo e basta. È stata una liberazione. Mi ha ricordato il periodo in cui lavoravamo al primo disco degli Oasis, quando eravamo ancora sconosciuti. Il mio nuovo pubblico? Ma qual è? Non lo so ancora, lo scopriremo. È stata una sensazione fantastica, non c'erano forum su internet, niente sito web, nessuno mi poteva contattare e io non ho contattato nessuno. Le uniche persone che sapevano che stavo registrando un disco erano mia moglie e il mio manager. In effetti non sembrava nemmeno che stessimo registrando un album, facevamo solo canzoni. Quando finirò questo tour a novembre, sarò in grado di avere un'opinione più corretta della band che mi accompagna. Sono ancora troppo coinvolto dai concerti per parlarne adesso. Comunque, tutti gli spettacoli sono andati bene, il nuovo disco è stato ben accolto. Ma la cosa più importante è che me la sto godendo. È un bel momento. Quindi... Ma non mi sento così diverso da quando ho iniziato con gli Oasis nel 1991. Mi sento più stanco, ecco tutto. Non mi sento più speciale. È bello che la gente mi ritenga speciale, ma io non mi sento un'icona. Ho fatto un sacco di concerti. Solo in Inghilterra saranno 15.000, 17.000. Concerti di ogni genere, in ogni luogo. Insomma, mi piacciono tutti i tipi di concerti. E ancora non mi annoio. E quando la gente mi si avvicina gridando, è abbastanza divertente. Il successo va bene, essere famosi è entusiasmante.
Certo, a volte non riesco a fare shopping. Ad esempio, adesso mi trovo in questa meravigliosa città che è Roma e non posso uscire dall'hotel per via dei fan là fuori. Ma potrei facilmente permettermi di tornarci con mia moglie quando nessuno se l'aspetta. Ma essere fotografato ogni 5 minuti quando sei in giro per strada è una scocciatura. Ma a parte questo, essere famoso è bello. Anzi, fantastico, direi. Non potrei chiedere di meglio. Comunque i miei fan mi vedano, è una questione che riguarda loro. Non faccio cose speciali per i fan. Cerco di firmare più autografi che posso e mi faccio fotografare. Ma a parte quello, io sono io e loro sono loro. Alcuni sono degli scocciatori e io a volte non sono dell'umore giusto. Ai concerti, quando pagano per vedermi, quello sarà un bel momento per loro. Ma se vengo fermato per strada, posso essere un po' scontroso. Ma a volte sento delle pop star dire: «Ah, i miei fan sono la cosa migliore sul pianeta». Ma non lo pensano veramente. Sai, non so cosa pensare dei miei fan, perché non li ho incontrati tutti, capisci cosa intendo, no? Vedo solo gente con i cellulari, le videocamere. Anche venendo qui c'erano ragazzi con cellulari, macchine fotografiche, penne. Beh, cosa devo dire? Insomma, io credo di piacergli, perché sono me stesso, o almeno lo spero. Fama e successo ti cambiano un po', ma non ti cambiano veramente l'anima. Puoi comprare vestiti nuovi, fare vacanze più belle, tua moglie può guidare una macchina più grande, i tuoi figli frequentare scuole migliori. Ma mi piace pensare di essere la stessa persona che ero. Quando non sono in tour, non vado in giro con le guardie del corpo. Continuo ad andare al supermarket a fare la spesa. Vado anche a comprare i pannolini per i bambini o cose del genere. È terribile. È terribile. Non dovrei farlo, ma lo faccio. Non cerco le hit, ma so quando le trovo. Spesso non so cosa devo fare per arrivarci, ma quando ne sento una, la riconosco. Anche se diciamo ok, è finita, non sono mai finite. O sono giuste o sono sbagliate. Non sono mai entrato in uno studio senza avere del materiale pronto. Non sono mai arrivato dicendo: «Ah, mi è venuta questa idea!» C'è chi dice: «Cavoli, siamo entrati in studio e ci siamo messi a suonare!» Ma per me non funziona così. Così è una cavolata. Per me bisogna scrivere, riscrivere. E da quando suoni il primo accordo a quando ascolti la canzone alla fine, ci deve essere un percorso emotivo tra te e il pezzo. Non è per niente ispirazione al 1000%, per me non funziona così. Non posso dire di aver ascoltato un gruppo nuovo che mi convinca completamente.
ma ad eccezione dei Kasabian o degli Arctic Monkeys. Ci sono band che hanno fatto belle canzoni come i Foster the People o i The Vaccines, ma non ho ascoltato tutto. Gli unici gruppi che veramente mi hanno colpito sono i Kasabian e gli Arctic Monkeys, probabilmente più i Kasabian. Quando li ho incontrati mi è sembrato di stare con vecchi amici, anche se li avevo appena conosciuti. Non vengono dalla zona di Manchester, ma siamo diventati subito intimi. Ovviamente mi piace la loro musica, ma mi piacciono soprattutto come persone. Nessuno sarà più grande degli Oasis in Inghilterra, perché non è più possibile. Ma se devo cercare un equivalente agli Oasis oggi, beh, quelli sono i Kasabian, ma non in termini di grandezza. Gli Oasis avevano raggiunto una dimensione veramente impensabile. Ma quando vedo i Kasabian riconosco in loro il nostro stesso spirito. Quello che noi avevamo lo rivedo in loro. Maybe I don't really wanna know how you got in gross, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I just soaked you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. I fan italiani ci hanno amato dalla prima volta in cui siamo venuti qui. C'è qualcosa in questo paese che sento, ma non so spiegare. C'è qualcosa di meraviglioso legato alla gente e ai luoghi, che è unico. È come quando cerchi di spiegare come mai ami tua moglie. Non lo sai, la ami e basta. Vengo spesso qui in vacanza, sulla costiera amalfitana, a Ravello. Ho passato lì la luna di miele. Vuoi sapere cosa faccio quando non sono in tour? Intendi a casa mia a Londra? Dunque, faccio colazione coi bambini, poi loro vanno a scuola, e quindi mi siedo e leggo il giornale. E magari guardo un po' di TV fino... No, niente pub. Ma mia moglie è sempre indaffarata tutto il tempo, è sempre fuori tutto il giorno. E io sto in casa. In generale faccio cose molto normali e, sai, nel tempo libero di solito cerco di scrivere canzoni. I miei unici interessi veri sono la musica, il calcio e la mia famiglia. Non sono interessato ad altro. Triste, vero? Quello che una canzone trasmette lo si sente soprattutto a livello emotivo, quando finalmente vai al microfono e ti dici: so di cosa parla questa canzone, non ho bisogno di spiegarlo a me stesso, so che direzione prenderà, so quello che sto cercando di dire, invece che cantare delle parole scritte su un foglio. Così non avrebbe nessun significato, così non si comunica di sicuro. They come.
said to me, qualcuno è venuto a dirmi: hai fatto una canzone che si intitola If I Had a Gun? E io: non è possibile, come fai a saperlo? Ah, l'ho sentita su internet. Cosa? E mi hanno detto che erano andati su YouTube e bla bla bla. Ed eccomi lì, durante qualche soundcheck, a cantare il primo verso, poi un pezzettino del ritornello e poi la 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 la. C'era anche qualche accordo sbagliato. Non mi dovrebbe stupire che ci siano dei ragazzini che registrano le canzoni col cellulare e che poi magari qualcuno cerchi di completarle. O che qualcuno le metta su YouTube. Quando le ho viste, non ho pensato: ma come osano? No, ho pensato: beh, non l'ho poi cambiata così tanto. L'avevo azzeccata, fin dall'inizio. Il fatto che tutti cerchino di finire le tue canzoni, che cambino gli accordi, è abbastanza gratificante. Non credo ci siano molte canzoni di cui hanno fatto delle cover prima ancora che fossero finite. Beh, internet è una gran cosa. Però quando ho comprato il mio primo computer, l'ho acceso e sono andato in rete e mi sono detto: è tutto qui? Mi aspettavo di rimanere a bocca aperta. E invece non mi è sembrato niente di speciale. Tutto quello che puoi fare è comprare vestiti, musica, arredamenti, cibo, leggere bugie e guardare video. Tutto lì. Certo, scarico musica tutto il tempo e ci sono utilizzi di internet che mi interessano, come l'iPod o l'iPad. Ma la gente ne è troppo ossessionata. Io non invio né ricevo molte email. Alla fine non ne faccio un grande uso. Lo uso per comprare musica e per informarmi. Ma basta. Non ho controllo sulla musica che faccio. Non ho la profondità necessaria come musicista per entrare in studio e dire: voglio fare un album jazz. L'unica cosa che riesco a fare è sedermi con la mia chitarra e aspettare. Sperare che succeda qualcosa. Lo chiamo andare a pescare. Mi siedo lungo il fiume con la chitarra e se pesco qualcosa è fantastico. Non sono un genio, non leggo la musica. Non sono un grande chitarrista, non sono un grande cantante, non sono grande in niente. Sono grande nell'essere me stesso e nel fare quello che faccio. Dunque, insomma, se ho ben capito la domanda, vorresti sapere se gli Oasis torneranno insieme. Non lo so. La differenza tra me e il resto della gente è che io non immagino la mia carriera futura. Incido un disco, parto per una tournée, torno dalla mia famiglia e decido sul da farsi. Non ho mai pianificato niente quando ero con gli Oasis e non ho intenzione di iniziare proprio ora. Non so cosa farò, ma non voglio pensarci. Non rincorro niente. Non mi preoccupo se non uscirà un altro mio disco. Ho fatto già molti dischi importanti. Oppure se non scriverò più un'altra canzone. Non importa. Ne ho già scritte molte. Oppure lo farò. Ma non so quando. E tornando agli Oasis, non lo so. Chiudo gli occhi e nient'altro.